Da parola al consigliere Benzoni. Ma, grazie Presidente, io devo dire che intanto è bello parlare in un'aula che condivide quasi al 99% un'opera, dopodiché è evidente che si soffermi sul bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, ma il fatto di vedere una così ampia maggioranza rispetto a quest'opera credo che ci veda uniti nella visione che abbiamo di città e dell'importanza di quest'opera. L'ha detto bene il consigliere Fontana, chi viaggia vede opere come queste oramai all'ordine del giorno in quasi tutte le città e anche in contesti storici ben più significativi dal punto di vista anche della storicità. Tempi, prima contraddizione. Tempi, io credo che invece non siamo stati lenti, abbiamo dato una grande accelerazione a quest'opera e quel cronoprogramma finale lo dimostra, perché un'opera così complessa ha un cronoprogramma che è molto serrato e che ci permette di avere quest'opera, spero, molto velocemente. L'ha detto bene anche l'ingegnere Medeghini, si spera sempre come in Italia che non siano poi ricorsi e controricorsi, il fatto che ci siano pochi attori sul mercato molto specializzati ci permette di avere qualche diciamo così speranza in più che questo non accada. Però nel bicchiere mezzo vuoto che un pezzo di minoranza vede c'è una sorta di polemica politica a cui io voglio rispondere, Paola, perché basta cercare su internet, l'ho cercato adesso, me lo ricordi, non ero ancora in consiglio comunale ma li seguivo con grande frequenza. E il progetto dell'ascensore era fortemente collegato al parcheggio, al parcheggio sotto il castello. E la contrarietà di questa maggioranza non era all'ascensore in sé, era al progetto complessivo che quando salite al piano superiore della loggia trovate un bellissimo plastico che oggi usiamo per far vedere alle scolaresche la città, il legno dove ti trovi e quant'altro. Quello in realtà è un plastico che era stato effettuato per il parcheggio sotto il castello, dove si vede in quell'occasione proprio lo sbucare dell'ascensore rispetto al castello. Questo per dirti come non è vero ed è una bugia storica dire che questa maggioranza, o comunque la parte a cui appartengo, era contraria all'ascensore, era contraria al progetto complessivo in cui quell'ascensore era inserito, che era quello del parcheggio sotto il castello, tant'è che nel 2013 la lista Laura Castelletti sindaco in cui io appartenevo aveva l'ascensore del castello proprio all'interno del suo programma elettorale, talmente eravamo contrari a soli 2 anni da quell'opera. E anche sulla realizzazione dei tempi bisogna fare un esame di coscienza, perché la presentazione del parcheggio sotto il castello è di fine 2010 con inizio gara 2011, fine lavori entro il 2013, quindi insegnare agli altri a far partire i lavori così velocemente, ad avere un cronoprogramma serrato, forse bisognerebbe guardarsi un po' in casa propria. Si sa quanto è difficile amministrare, si sa quali sono i tempi burocratici, oggi sentirsi dire siete stati lenti nelle procedure mi sembra, non da te, abbastanza grave. Peraltro in una logica molto differente, perché dal 2013 ad oggi sono cambiate tante cose ed è cambiata completamente la visione che si ha del castello, che si può dire che si può fare ancora tanto, si deve fare ancora tanto, ma è migliorato nella fruibilità, è migliorato nelle iniziative che ci sono all'interno ed è migliorato negli investimenti in conto capitale che stanno venendo effettuati all'interno del castello. E per quello dicevamo, l'amministrazione non ha tolto i matrimoni in castello, ne ho celebrati un sacco io nel primo mandato, sta ristrutturando tutte quelle che sono le sale del Miglio Grande e quindi ha bloccato questa attività parzialmente perché c'è in corso la ristrutturazione di questo impianto con fondi su questa cosa, e su questo noi non possiamo dirci bugie. E poi Paola, per lo stesso ragione, la visione di mobilità della città in cui si collega l'ascensore, bene, sbuca su un parcheggio pubblico che è quello di Fossa Bagni, a pochi passi dalla metropolitana, davanti al percorso del tram che lì passerà, e lo si vede bene nelle slide. Cioè, più polifunzionale di questo, allo sbocco della città con la fermata di Bicimia, cioè hai tutti quelli che sono i trasporti che la città ha pensato esattamente in quel punto. Quindi per cui credo che la visione che tu avevi di lì c'è un parcheggio che mi serve per non far salire le macchine in castello, ha la stessa visione oggi, peraltro con un passo in più in cui si dice forse lasciamo ancora le macchine ancora più fuori dalla città, arriviamo col trasporto pubblico in città e da lì ci colleghiamo con l'ascensore andando su. E quindi la speranza è quella che ci possa essere una bigliettazione unica per chi arriva con un altro mezzo di trasporto e una bigliettazione dedicata per chi invece arrivando a piedi vuole semplicemente salire, avrà un prezzo differente. Questa è una visione complessiva di trasporto che è
evoluta rispetto a quella che tu hai detto oggi del parcheggio, ma che è profondamente, mi sembra, chiara, e quindi che per cui non serva qualcos'altro. Ultima cosa, io credo che alcune critiche del consigliere Ghidini, molto sul fatto simbologico dell'entrata, della non entrata, alcune anche parzialmente condivisibili, vadano però a essere profondamente poco funzionali rispetto a un'opera che ha bisogno di esserci, che deve essere snella, che, come ha detto l'ingegnere Meneghini, deve consentire una notevole portata con dei costi di manutenzione anche abbastanza bassi. E quindi credo che iniziare la visita dall'esterno del castello, passando all'interno e facendo 100 metri per uscire, non sia poi quella cosa che rende questo ascensore potenzialmente negativa, per cui trovo davvero una cosa molto favorevole invece questo progetto. Grazie consigliere Benzoni. La parola al consigliere Curcio, poi chiuderei con Margaroli. Prego, Curcio. Grazie Presidente. In realtà il consigliere Benzoni mi ha rubato praticamente il 90% dell'intervento, quindi lo ringrazio per aver parlato al mio posto e non vi tedio oltre, nel senso sottoscrivo in toto quanto appena